Con la breve ma dolcissima cofecchia di oggi, cari amici, vi racconto la storia di uno dei dessert più famosi e mangiati a Napoli, il babà. Oggi ne esistono diverse versioni, da quella basic con bagna al rum e sciroppo di zucchero, a quella più fantasiosa con farcitura di cioccolata o crema in vari gusti, con e senza fragoline, servito nudo o nel più pratico bicchiere da passeggio. Insomma, a Napoli, se si vuole assaggiare un buon babà, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Eppure, un dolce che si identifica così tanto nella tradizione culinaria napoletana non nasce affatto all'ombra del Vesuvio. Vi giunse alla fine del 1700, dopo un lungo e avventuroso viaggio, cominciato in Lorena, alla piccola corte di Stanislao Leziski, un re polacco che aveva perduto per due volte regno e corona, ma mai la sua passione per i dolci. Vuole la tradizione che quando i suoi pasticceri, annoiati quanto lui per quell'esilio dorato, gli presentarono per l'ennesima volta una fetta di Kugelhopf, torta tipica alsaziana asciutta e dall'impasto duro, la reazione di Leziski fu violenta. Scaraventò il dolce sulla scrivania, andando a colpire accidentalmente una bottiglia di rum. Ed ecco che dall'unione del tutto casuale dei due ingredienti nacque il primo babà, così chiamato in onore di Ali Baba, il protagonista delle Mille e Una Notte. In un'altra versione della storia, meno favoleggiante e forse più veritiera, fu proprio del re Leziski l'idea di bagnare il tradizionale Kugelhopf con del rum giamaicano, con l'intento di prolungarne la morbidezza nei giorni successivi alla sua preparazione. Il prototipo, da lui inizialmente chiamato appunto Kugelhopf ubriaco, fu poi migliorato da Nicola Storer, il suo pasticcere di fiducia, che vi aggiunse ben tre lievitazioni per rendere l'impasto più soffice e nuovi ingredienti, tra cui uva passa, canditi e zafferano. Questa versione, che somiglia più a un panettone che al babà che tutti conosciamo, valicò ben presto i confini della Lorena, giungendo prima in Francia, presso la corte di Luigi XV, dove era Regina Maria, la figlia di Leziski, e infine a Napoli. A portarcelo fu poco prima di perdere la testa durante la rivoluzione la bella e sfortunata Maria Antonietta, che volle farne dono all'amatissima sorella minore Maria Carolina, sposa di Ferdinando IV di Borbone e regina di Napoli. La piccola di casa Asburgo ne fu immediatamente conquistata e da quel momento, apportate ulteriori modifiche alla ricetta originaria e aggiunta una B al nome, che si pronuncia ma non si scrive, il babà è diventato da 2 secoli e mezzo a questa parte molto più che un semplice dolce. Come cantava una spumeggiante Marisa Laurito a Sanremo nell'89, il babà è una cosa seria. E siamo giunti anche oggi al momento dei saluti. Vi invito amici a mettere un like a questo podcast se vi è piaciuto e a iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Vi ringrazio per essere stati con me e ci risentiamo alla prossima cofecchia.